Buongiorno a tutti da SMT Airsoft. Oggi siamo in un'altra location, anche siamo ancora in esterna, non so perché mi sono messo giù così, ma faceva molto figo. Siamo giù in esterna, comunque ok. Presentati, chi sei tu? Io sono S. Io sono M. E c'è anche il nostro caro H qui oggi. Proprietari dei fucili. Oggi siamo qui a recensire un... il CSL85A1. Comunque, comincio. Allora, premettiamo che M, non mi piace. Io lo adoro. Ok? Però mi piace come è fatto, come è strutturato e mi piace perché è anche bullpup. Ok? Iniziamo però dall'estetica, ok? Passo per passo. Allora, andiamo a trovare soprattutto dei materiali... eccelsi. Parlo d'ordine del giorno? Eccelsi. Ok? Perché? Perché andiamo a trovare appunto dei metalli fatti veramente bene, ok? Solidi da Dio, fatti veramente come si deve fare un fucile. Bene. Le plastiche non sono delle cinesate, sono delle plastiche belle rigide, che non ballano, solide. Nessuna sbavatura, veramente. Infatti, fatte veramente benissimo. Veramente. Poi, vabbè, anche la grip in plastica, qua una... il come si chiama, l'appoggia calci, appoggia spalla in una plastica un po' gommosa, ma comunque fatta bene, più gommosa rispetto alle altre. Sì, e anche l'appoggia guancia sempre in plastica, abbastanza dura, leggermente gommosa, però fatta bene. Ok, questo è il modello però con la canna lunga, lo diciamo, perché c'è anche il modello più corto, è la 1. Okay. La 2 okay. È quella con la canna più corta. Ok, era solo per dire. Ok. Poi che dire ancora esteticamente? I mirini, io parlerei di mirini S. Sì. Parla. Sì, dica lei che bellissimi mirini abbiamo in questo bellissimo fucile. Allora, in questo bellissimo fucile, perché è veramente bello questo fucile qua, a mio parere, abbiamo dei mirini che fanno cagare il cazzo, però. Cominciamo a premettere che entrambi i mirini hanno dei problemi, ok? Il mirino posteriore, questo bel maniglione scomodissimo, bruttissimo, una merda quasi, lo butterei per terra quasi, ha due problemi. Il primo problema è che quando lo metti in una valigia non ci entra, se questo qua non lo togli. E quindi già ti fa girare le palle, perché ogni volta devi stare lì a svitare, a rivitare ogni volta, ti fa girare le palle. Il secondo problema è che si deve montare tutto il più avanti possibile, perché se no, e qua finisce la slitta, quando vai a mirare ti trovi il mirino praticamente attaccato al naso, e per chi ha il naso lungo come me è un problema. Poi c'è da dire che c'è gente veramente che mira con l'attaccata di mira attaccata all'occhio, cioè che è stupido. Vabbè, c'è gente che mira così. Sì, questione è una roba che varia da persona a persona. Però secondo noi attaccarla lì è un po' scomodo, perché il nostro caro H ha girato questo problema del manignolo, spostandolo completamente in avanti. E vabbè, anche forando, facendo delle piccole incavature sulla slitta per montare un dot, un'ottica. Perché questo non monta, appunto, lui accennato il problema, non monta dei RIS classici da fucile. Quindi per cui questa slitta non supporterebbe un classico redot né un'ottica. Tacca davanti, il problema di questo attacco è principalmente la regolazione. Sì, diciamo perché... subito che ha 18.000 regolazioni. Sì, si può regolare, si può regolare anche in diagonale se vuoi, se per quello. Tra un po' sì. Il problema. Il problema è che veramente è complicatissimo. Esatto, perché è veramente, veramente difficilissimo. Devi premere, scomodo, molto scomodo. Premere, girare, alzare. Una merda, cioè, non veramente una merda. Comunque, cari ragazzi. Sì, in alzata c'è un pernino che devi pigiare per poi girare una ghiera. Comodissimo, poi non ci arrivi con le dita, devi usare un cacevitino. E poi l'alzata di riva è una brugola durissima. Vabbè, veramente uno schifo. Passiamo al vano batteria. Allora, diciamo subito che il vano batteria ci sta anche lui. Sì. Ci sta anche lui, che è alto, Sì, ma proprio tranquillo. Ci sta tutto. Un altro fucile ci sta dentro. Sì, praticamente sì. Può portarti un altro fucile a posto la batteria, tanto ci sta. Allora, il vano batteria, prima diciamo che ha una specie di sportellino sopra, che secondo me è inutile. Cioè, inutile, nel senso, è utile perché devi per tirarlo via e mettere la batteria. Però sarà un cazzo. Però serve solo quello, perché uno dice, ci infilo la batteria. No, non ci entra niente, neanche il mignolo mi ci entra. Quindi, o c'ho una lipo proprio, o niente. Una lipo com'è? Mi piace. Ok. Niente, lo sportino più che altro serve per, appunto, estrarre il vano batteria. Stai piano, non voglio che si rompa, non è il tuo. Ecco. Nel vano batteria, tutto, Ma fino alla fine ci sta
tutto ed è larghissimo. Ci sta tranquillamente una 96 da 3.300 secondo me. Qua abbiamo il classico. Qua ci sta. Grosso è così, spesso è così quello lì. Qua abbiamo il classico fusibile ICS. E adesso abbiamo un Tamiya piccolo, ma invece originalmente ce l'abbiamo quello large, quello grosso. Quello grosso che ormai nessuno usa più, quindi ovviamente ha fatto benissimo, bravo a cattirarlo via subito, buttarlo nel cestino e mettere un Tamiya piccolo. Perfetto, qui abbiamo, cari ragazzi, un altro piccolo difettuccio, ovvero la canna di recupero gas, che è, come ovviamente come tutti i fucili, come tutti i fucili a soft air, è completamente inutile. Dire subito che è l'unica cosa che balla in questo fucile. Esattamente. C'ha la danza nel sangue questa canna. Il fatto che questa canna, oltre a essere inutile, oltre a ballare, quindi essere anche l'unica pecca di questo fucile, perché tutto il resto non si muove, è veramente fastidiosa. Perché quando tu vai ad aprire anche solo questo, lo sportellino, o vai a tirare via il caricatore, il vano batteria, questa stina qua, al montaggio della stessa batteria, è fastidiosissimo. Allora, torniamo un po' a noi, torniamo allora alla parte un po' meccanica. Okay, la meccanica. La meccanica, parliamo di ICS, cosa parliamo? Allora, apertura del fucile a compasso, basta tirar via una e due viti e plop, si apre. Adesso non lo apriamo perché non l'abbiamo ancora aperto, ma poi sì, lo faremo. Ora si vedrà qua l'apertura del fucile. Ok. Le magie del montaggio questo. E come tutti i classici ICS abbiamo la divisione del gearbox in gruppo aria e gruppo meccanico. Esatto. Perfetto. Bello veloce. È devastante. Ok. La sicura sopra il grilletto. Un grilletto che non abbiamo detto prima è molto figo, mi piace molto. Molto solido, metallo. Solo il palagrilletto. È vero. Si muove leggermente, però vabbè. Ed è brutto. È brutto. Quello è brutto. È brutto. Non cazzo da dire. Quello è veramente brutto. È veramente uno schifo. Mi piace dire che il fucile è brutto davanti al proprietario. È proprio figo, sai? Cioè proprio dopo ci squinzai il cane enorme contro e siamo a posto, lo sai, vero? Esatto. Quello non è un problema. Quindi. Vabbè, ritorniamo alla sicura. La sicura basta, è un pernettino che passa da un lato all'altro del fucile. Basta sparare a destra e a sinistra, sicura e spari. E ti dice praticamente spari, non spari. Basta. Invece il selettore, che poi ha un difettuccio, della raffica e del singolo, ce l'abbiamo qua dietro al vano caricatore. Ok, qua è praticamente così alla fine del fucile. Singolo e raffica, semplice. Il è abbastanza solido. Si sente il tac. Assolutamente. Ma perché questo? Perché? Il problema? Perché c'è un piccolo problema nel selettore. Almeno la maggior parte di questi fucili ha avuto questo problema. Esatto. Quando tu sposti la raffica non spara la raffica. Semplice. Ma tu ti aspettavi una parallelina? È un costo, no, è un costo di 2, 3, 4 euro. Una mollettina del cavolo e basta cambiarla. Il problema è che devi aprire tutto, bla bla bla. E il problema è che tu non vai a pensare che sia colpa di quella mollettina. Quindi, se prendete questo e nel caso non vi sparasse o in singolo in raffica, prima dite magari è la mollettina del cavolo del selettore. E di per cui passiamo allo pap. Ok, non è la classica rondellina perpendicolare al gearbox di ICS come negli M4 ICS, ok? Abbiamo sempre una rondella bella grossa che fa gli scatti come un pop serio ICS, però parallelo al gearbox. Sì, una rondellina classica dell'M4 di altre marche, più grossa, che però si regola a scatti. È più grossa, figa, è pompata di brutta questa, è enorme, figa. È grosso come il mio pollice. E va a scatti come è giusto preciso, che sia. Raga, è preciso. È molto, molto preciso. Il mio pop è veramente preciso. Fa anche un bel rumore quando scatta indietro, molto, esatto. Molto carino. Io prima ho accennato, questo fucile è un bullpup. Che cos'è un bullpup? Allora, perché bullpup i ragazzi magari non lo sanno. È un toro pup. È un toro pup che significa che tutto il meccanismo di scatto del fucile, di sparo del fucile vero e proprio, si trova nella parte posteriore. Ok? Quindi abbiamo una possibilità di ridurre la lunghezza complessiva del fucile, però mantenendo una canna interna molto molto lunga. Infatti andiamo a occupare quasi tre quarti di fucile. Parte da qua un cazzo. No, parte da qua. Parte da qua. E arriva fino a qua. Quindi è una canna con i contro pifferozzi. Esatto. Perché non si posso dire parolacce. No, abbiamo il pubblico dietro la telecamera, c'è il pubblico. Quindi per cui questo fucile qua risulta essere molto preciso. Okay. Molto più corto e ovviamente ha il difetto dei bullpup, ovvero che è sbilanciato all'indietro. Quindi si può utilizzare con una mano tranquillamente. Ma tranquillamente. Il problema è che è molto pesante.
Indi per cui ti stanca. Ti stanca sia la spalla d'appoggio, sia il braccio con cui lo sostieni. Esatto. E l'ultimo difettuccio, caro M, lo dica lei. Allora, prima diciamo che ci sono tre attacchi cinghia. Ok. Ok. Due dietro, ok, fissi, che abbiamo sia a destra che a sinistra. Ok. Un po' ballerine, ma vabbè, solide. Ci sta, ci sta. Ok. Invece, dove abbiamo il vano batteria, ce n'è solo una, che poi si può anche spostare anche dall'altra parte, sì. Ok, se uno è destro mancino può spostarla. Però quella del paramano è scomoda. Cioè, ce l'hai in mezzo alle balle. Non riesci a prendere, cioè, anche se la sposti là, devi comunque tenere in mezzo alle due dita. È scomoda, è scomoda perché non puoi traslare. E oltre a quello, comunque c'è da dire che, come ha detto lei, destra sinistra è un fucile che può essere usato anche dai mancini, perché non è scomodo. Il problema è che lo sgancio caricatore comunque rimane sempre nella parte sinistra, quindi rimane sempre per un fucile per persone destrorse. Ok. In qualsiasi caso, ma perché? Comunque. Ok, cari ragazzi, questo fucile monta caricatori M4. Quindi Compatibile con ogni cosa, ogni dove. Anche se c'è da dire che, almeno secondo me, è sfiga del proprietario, però vabbè, noi lo diciamo. I caricatori della marca G&G no, non entrano, non entra proprio il caricatore, cioè non si aggancia, ecco, non riesce ad essere agganciato. È troppo ciccioso. Boh, magari è il suo che è difettoso qua l'aggancio, non lo so, però vabbè, noi diciamo sta roba qua, quindi il caricatore CS. Vabbè. Quindi ICS è incredibile. Si attacca e fa un bel rumore quando si attacca e cagate male. Sì, sì. E cosa particolare di questo fucile, curiosità, chicca finale, che quando tiri via i caricatori non escono fuori né 3 né 4 palini, ma ne escono fuori 5, cari ragazzi. Perché si chiama L85. E quindi in M4 escono 4 palline. Esattamente. Quanto avrei voluto che quella pistola fosse stata carica? Ma fa un culo. Allora, cari ragazzi, adesso vi faremo vedere la prova di tiro. Okay. Reattività, tutto quanto per cattivare, quindi stay tuned. Boh. Cari ragazzi, avete visto come questo bellissimo fucile spara? Devo dire che comunque è un bel fucilino, eh? È un bel fucilino. Si sta ricredendo prima o poi, con le lentamente. No, io ho detto che il bullpup mi piace, non mi piace esteticamente come fucile, basta. Ci sta applicando sugli specchi. No, non mi piacerà mai. Dai, vieni qua, padrone di casa, vieni qua. Allora, io farei dire ai padroni di casa, al padrone di casa e al padrone del fucile, che cosa dovete fare voi, gargiulli? Cosa devono fare? Cosa devono fare i gargiulli a casa? Allora, devono iscriversi. Devono iscriversi al canale, mettere un bel pollicino in su, mettere in giù, non commentate. O faccio io, perché questo qua è un pezzo di merda. Ma poi stava facendo, però, dai. Stava facendo antipubblicità a noi. Ah, dai, pubblicità bel amico. Un progresso, contrario. Bella amico. No, mettete un pollicino in su, commentate. Bravi. Anche male, però, non è problema. Basta che commentano, perché io devo avere i commenti, va bene? Lui è felice quando vedi i commenti. Quando vedo la notifica che gente ha commentato, sono felice. Viene bazzotto. Quando vedi i commenti. Ma soprattutto devo anche passare su... su Facebook. Esatto, ma esatto. Lo sa meglio di te, però, eh. Lo sa. Ah, sicuramente meglio di me la sa. Di sicuro. Io li guardo i video ogni tanto. Io no. Tu li carichi e basta. Io li carico e basta. Sono piccoli dettagli. Che roba. Sono piccoli dettagli. Vabbè, ah, non ci sono i zanzari, ci sono delle pantegane con le ali. Ragazzi, comunque siamo praticamente a novembre e ci sono ancora le zanzare. Sì, vabbè, come ha detto H, che è qui. Aspetta che poi stai prendendo il dito sul naso. Sì, lo so. Ok. Niente, passate su Facebook, pollice in su, iscrivetevi, passate nel suo canale che non ce l'ha. Aspetta. Perfetto. Vai, da H è tutto. Da S è tutto. M pure. Devi dire da S, da M è no, tutto. No, M pure. Sempre detto M pure. E dirò sempre M pure. Cari ragazzi, alla prossima recensione. Biru! E stay angry? Stay biru. 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 Biru, 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 biru. Allora, cari ragazzi, questo episodio parlerà soprattutto della posizione corretta di tiro. Non delle mani, quindi il classico tiro così. No, no. Quindi lui ha dovuto trapanare, intanto aprire. Ci sono le gazzaladre. Strane bestie ci sono in giro, comunque non è un problema. Normale.